Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, ho deciso, con il dovuto tempo che potrà occorrere ovviamente, di proporre sul canale sia quest secondarie, sia quest relative alle fazioni come quella di oggi, che non avevo ancora proposto. Oggi parleremo, quindi farò operazione Ticonderoga. Ed è questa. Sono stati avvisati dei predoni, il che significa guai. Desdemona mi ha chiesto di dare una controllata al rifugio Ticonderoga, in cui mi trovo ora, da cui non arrivano più notizie. Speriamo che l'istituto non li abbia trovati. È ovviamente una quest dei Rilord e vi dico subito che la potrete fare anche, come sto facendo io tra l'altro, se parteggiate per l'istituto. Quindi si potrà fare una sorta di doppio gioco. Infatti, come vedete, io dovrei fare anche Mass Fusion appunto per l'istituto. Ovviamente la cosa si potrà fare fino a un certo punto della trama. Tra l'altro sto giocando con X688, quindi membro dell'istituto. Ok, detto questo, andiamo. Ah, per chi non sa dov'è il Ticonderoga, anche se poi comunque vi verrà segnato in mappa, siamo qui, sotto, insomma, a sud di Monsignor Plaza, vicino alla Granite Exynectis, e ad ovest di casa Cabot. Diamond City è qua. Andiamo. Si può passare sia dall'ascensore o da qua, dove passerò io. Tra l'altro, il Ticonderoga è un ruolo... Sì, è un ruolo. È un luogo anche abbastanza carino, messo abbastanza bene per quella che è la media dei luoghi del Commonwealth. Ti prego, non scappare. Contatto rilevato. Possibile. Ingaggiare il bersaglio. Sto subendo dei danni. Tutto qui? Ora. Meglio in mano nostra. Andiamo. Niente. Dovrò aspettare ancora. Nemico avvistato. Come va la 10 mm? Come va la piccolina, ragazzi? Grande arma, grandissima arma. Assolutamente grandissima arma, non mi tradisce mai. Sempre denigrata. No, io non l'ho mai denigrata, a dire la verità, anzi. Ne ho sempre decantato il valore. Allora. C'è qualcosa. Torna al lavoro. Allora. Potrei tornare sotto direttamente, ma volevo farvi vedere un bug curioso. Lì intanto c'è una cassaforte, se volete. Allora, il bug dobbiamo andare sopra. Ecco, si può scendere in questo modo. Anzi, dobbiamo stare attenti perché se sbagliamo ci fa tornare esattamente nel luogo da dove siamo partiti, cioè praticamente da lì sopra. Allora, se saltate ancora sotto, tornate di sopra. Invece, se passate da qua, ecco che siamo quasi arrivati. Quasi, ovviamente. Basta che mi ritro che ritrovo la strada, che è questa. Allora.
si poteva andare anche forse anche più sotto. Ok, andiamo comunque. Caricamenti, ragazzi, bisogna dirlo, punto assai dolente del titolo. Anzi, sono dell'idea che una software house degna di questo nome, come Bethesda sicuramente, nel 2016 non dovrebbe permettersi di far uscire giochi con dei caricamenti così assurdamente lunghi. Vedete una cosa, molte volte sono veramente da latte alle ginocchia, come in questo caso. Sì, assolutamente assurdi. Allora, dopo aver atteso un minuto del caricamento, andiamo. Ci dovrebbe essere un altro predatore. Eccolo là. Rilevo del movimento. Combattimento iniziato. Annoiando. È stato facile. Ok, questi erano tutti ragazzi e ora devo tornare al quartier generale dei Railroad, appunto, per fare il rapporto a Desdemona. Andiamo. Allora, ragazzi, sono tornato appunto al quartier generale di Railroad, ma vi volevo far vedere una cosa. Se verrete con lui, con X688, i Railroad vi verranno ostili. Fantastico. Vedete? Desdemona, infatti, vi attaccheranno. Quindi, questo era solo per farvi vedere. Ora ricarico e devo quindi tornare o da solo, quindi momentaneamente devo accantonare X688, oppure con un altro compagno. Eccoci arrivati. E Desdemona è lì che ci attende. Se hai bisogno di qualcosa, prendila. Apposta. Ticonderoga è stato spazzato via dai predatori. Nessun superstite. Tutto perduto. Merda. Non sono le notizie che speravo di ricevere. È una lotta contro il tempo. Riusciremo a liberare i sintetici prima che l'istituto ci annienti. Non potremmo nasconderci. Presto o tardi l'istituto farà saltare la tua copertura. Abbiamo una sola opportunità. Rintanarsi in qualche buco sottoterra non servirebbe a niente. Come avete sentito, infatti, parlava proprio di copertura, appunto di questo doppio gioco che vi dicevo all'inizio del video. Dobbiamo fare qualcosa per ostacolarlo. Abbiamo già interrotto tutte le operazioni non essenziali. Non possiamo fare altro se non abbandonare i sintetici che abbiamo giurato di proteggere. Dopo Ticon siamo a corto di uomini. So quanto è difficile la tua missione primaria, ma gli altri avrebbero bisogno di una mano. Abbiamo parecchi sintetici in ballo al momento. Questo rende la situazione molto pericolosa. Ok, ragazzi. La quest è terminata. Prima di chiudere, volevo segnalarvi una cosa importante. Se vi ricordate, pochi giorni or sono vi ho fatto vedere come ottenere la trama balistica. A questo punto del gioco, vi faccio vedere, infatti, le ho ancora in inventario. Missioni bingo. Potete ancora quindi recuperare la trama balistica. Quindi siamo già un bel pezzettino avanti per ciò che riguarda la trama, visto che è già pronta la quest Mass Fusion. Quindi credo che era importante farvelo sapere. Ok ragazzi, il video si conclude qua. Una missione molto semplice, direi. Se siete, mi sembra che io ero intorno al livello 50 in questo momento. Comunque non è una missione assolutamente complicata, neanche a sopravvivenza. E niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.